Buonasera gentili telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con Weekend Sport. Nei giorni scorsi a Palazzo Cabrino si è svolta un'importante conferenza stampa per annunciare la conclusione della visita in città della commissione ACES, l'ente che dovrà valutare la candidatura di Novara a Città Europea dello Sport 2025. Si è appena conclusa una o due giorni di sopralluoghi e di analisi da parte della delegazione di ACES Europe, l'organizzazione che in convenzione con la Commissione Europea, con ANCI, con il CONI e con il Ministero dello Sport valuta la candidatura di varie città per diventare città europee dello sport. E Novara è candidata come città europea dello sport per il 2025. Cosa significa diventare città europea dello sport? Quali sono i riscontri? Significa avere un'ottima opportunità innanzitutto per attrarre sul territorio eventi e manifestazioni sportive, ma soprattutto avere la possibilità di andare a rafforzare relazioni che possono essere utili alla città, alla comunità, all'associazionismo sportivo per sviluppare le proprie attività e la propria impiantistica. E questa è la cosa più importante, perché senza avere un'impiantistica dignitosa e degna diventa difficile poi praticare gli sport all'interno di una comunità. Quindi noi stiamo cercando, grazie anche all'assessore Ivan De Grandis, di rafforzare questo percorso. Ci siamo candidati a Città Europea dello Sport e di conseguenza attenderemo nel giro di qualche mese la decisione finale della Commissione. Certamente per noi sarebbe una bella soddisfazione poter essere designati Città Europea dello Sport per il 2025. È un orgoglio essere candidati e aver mostrato la nostra novaresità e il nostro livello sportivo alla Commissione che di ACES Europe e ACES Italia, che è venuta a farci visita. Era una commissione di alto livello, con persone di lungo corso sia nel mondo sportivo che nell'Istituto del Credito Sportivo, che a livello commissione nelle operazioni visionare e di valutare le città. Noi gli abbiamo mostrato tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, tutto l'impegno che ci abbiamo messo, ma non solo impegno ed entusiasmo, ma anche numeri e dati certi. Questo ci ha consentito di mostrare il grosso lavoro che abbiamo fatto per riqualificare il campo di atletica con i fondi del PNRR, con i lavori che partiranno a breve, il palazzetto dal lago con i fondi regionali, un nuovo palazzetto in via Vasari nel quartiere della Rizzottaglia sempre con i fondi del PNRR, il campo da baseball del Provini che abbiamo riqualificato l'anno scorso e su cui ancora stiamo investendo, il nuovo sintetico del campo da calcio Silvio Piola e tante altre attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che abbiamo fatto per migliorare il livello dei nostri impianti sportivi per permettere ai nostri atleti di poter fare attività sportiva in luoghi idonei. Noi ci abbiamo messo veramente tanta passione e impegno, so che la Commissione ha ben colto tutti i nostri sforzi e tutto quello che abbiamo fatto per raccontare a loro, ma anche per dare riscontro ai cittadini, e sono convinto che il 2025 sarà un grande anno per Novara, che è candidata a diventare città europea dello sport. Sono sicuro che sarà città europea dello sport e che quel titolo non sarà solo un titolo vano, ma da una parte l'impegno nostro di insistere ancora e di continuare a investire sul mondo sportivo e dall'altra un premio per tutto il grande lavoro che fanno le nostre società sportive ogni giorno. Novara, candidata per la seconda volta per il 2025 a Città Europea dello Sport, aveva già ottenuto il titolo nel 2010 con l'allora sindaco Giordano, e siamo qui a valutare in questi tre giorni con una commissione internazionale che non sempre arriva giustamente per questo livello di titoli, ma essendo la seconda volta abbiamo voluto valorizzare particolarmente la Commissione. La Commissione ha avuto modo in questi tre giorni di visitare il territorio, la parte culturale, la parte turistica, la parte sportiva, gli impianti e tutto ciò che Novara può fornire, perché il titolo ACES non è solo sport, non è solo campioni, non è solo grandi eventi, ma è il tessuto novarese sportivo e quanto lo sport può fare del bene al paese.
La commissione è composta da Antonio Garde, che arriva da Madrid, vicepresidente di ACES Spagna, Lucas Forel, che arriva dalla Repubblica Ceca, che è responsabile di ACES per tutto quanto riguarda quell'area dell'Est Europa, poi Linda Casalini, nonché vicepresidente nazionale FISIRE, vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico per la Lombardia, e il dottor Giuseppe Pagani, che è uno dei più alti funzionari dell'Istituto del Credito Sportivo. Per il 2025 sono 8 le candidate e per 4 titoli. A fine settembre finiamo tutte le visite, poi in base alle classifiche, diciamo, con i punteggi che abbiamo dato questa stamattina, si saprà dove sarà collocata Novara. Novara merita il premio, è una città che può veramente fare del bene e continuare a fare del bene. Novara può essere assolutamente un traino per il territorio, ricordiamo che siamo in Piemonte, prima regione europea dello sport in Italia nel 2022, quest'area del Piemonte sta iniziando adesso, Novara sta cominciando a diventare un traino, una piccola città sì, una piccola provincia sì, ma col grande cuore, con la grande volontà di crescere bene, di usare veramente i valori sportivi per crescere un territorio sia a livello sociale che a livello economico. ACES è un'associazione privata cofondata con il Parlamento Europeo, ha sede a Bruxelles, che si occupa di valorizzare tramite i titoli di città, comuni, regioni, capitale dello sport, sia a livello nazionale che a livello europeo che a livello mondiale, quello che è l'attività di un'amministrazione comunale per lo sport e quanto dedica l'amministrazione comunale verso lo sport. Io sono felicissimo qua, mi piace la città, gli impianti sportivi, tanti, anche il mare locale ho visto, quella piscina che si chiama Mare dei Novaresi, penso che anche i miei colleghi sono felicissimi. C'è tutto e c'è anche la motivazione per il futuro da parte del comune, del sindaco, dell'assessore Ivan e tutti, che il futuro dello sport è sicuro. Devo dire che Novara è davvero una gran bella città, sia dal punto di vista sport che culturale. Noi come Istituto del Credito Sportivo diamo il massimo supporto a Novara a livello finanziario per la strategia del piano delle opere, per finanziare i prossimi interventi anche col nostro bando dello sport, dei mutui a tasso zero per gli enti pubblici. Lo sport non ha solo un valore sociale, è stato ribadito nello studio presentato dall'Istituto Credito Sportivo, dal nostro ex presidente, l'attuale ministro Abodi, con il professor Alleva, in cui è stato ribadito che lo sport non ha solo un valore sociale, ma riflette sul territorio un PIL economico. Ogni euro investito nello sport, lo studio evidenzia che ha un effetto moltiplicatore superiore al 2,70%. Quindi il valore dello sport, sia a livello sociale sia a livello economico, è oggi innegabile e certificato da studi. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata, un buon weekend e vi do appuntamento a sabato prossimo.